Benvenuti ragazzi al vlog di fine mese numero 5. E due cose, oltre ad aver sbagliato di nuovo il numero del vlog, non è nemmeno fine mese, perché lo sto registrando stasera, 4 novembre, e ottobre è già passato, però io sono sempre in ritardo sui video, e quindi faccio questo video adesso. Sarà un video bello, lo prometto. Vabbè, iniziamo seriamente. Buongiorno! Buongiorno a tutti ragazzi. Buongiorno ragazzi, spero stiate vedendo questo video di giorno, altrimenti sono fottuto. Benvenuti in questo nuovo vlog di fine mese. Non ci sono delle novità sostanziali, delle news di cui volevo parlarvi, perché comunque in fin dei conti si osserva il cambiamento anche di per sé sul canale. Questo vlog servirà semplicemente per ringraziare prima di tutto i nuovi iscritti al canale, perché come sapete è quasi sempre la prima cosa che faccio. Benvenuti nel mio canale e buon soggiorno. Sembra che stia parlando degli immigrati, ma vabbè. Prima di iniziare concretamente voglio farvi vedere due fanart. La prima è quella di DarkDeath21, che mi ha inviato questa fanart molto particolare, che io avevo visto solo ad esempio una roba del genere fatta da un ragazzo per FaVJ. Ma è veramente un tipo di fanart che mi piace un sacco, perché è particolare, non è comune a quelle che vengono viste di solito. E l'altra fanart invece è quella di... Non ci credo, porca troia, non ci credo, non me lo sono segnato. La ragazza che adora Ib. Scusami, ho dimenticato il... Avevo dimenticato di segnarmi il nome qui sul foglietto, perché io le cose le dimentico e quindi me le segno sui fogli. Vabbè. E che ha disegnato questo bellissimo Bryxen con la nuvoletta con scritto solo Chess, perché penso, ma non so se sia giusto, che guarda i miei video. Sono così onorato, mi sento... Sono famoso. No, non è vero, non sono nessuno. Sono FaVJ. No, non è vero, non sono nessuno. Sono giapponese. Vabbè, comunque grazie mille, sono sempre gradite le fanart. Se volete inviarmene una, basterà seguire qualche link, seguite la strada dove vi porta il cuore. Possiamo passare al centro del vlog. Allora, prima di tutto volevo specificare che gli speciali di Pokémon Smeraldo, ovvero quelli che avete visto, il numero 1 e il numero 2, sono solo i primi due di quelli che poi verranno in seguito, poiché questi due speciali che ho caricato sono stati lo speciale per il traguardo di iscritti che abbiamo raggiunto, cioè erano entrambi degli speciali per gli iscritti, per le iscrizioni. Però voglio dire, non finiranno qui, perché comunque Smeraldo continua e quindi ci saranno nuovi momenti epici che inserirò successivamente in altri speciali. Anche lui è un po' fiero. Popo fiero mentre lui cammina a fare skills. È l'incrocio tra Pizzeri e Nikasuto Grills. E volevo appunto per questo ringraziarvi, perché hanno avuto un ottimo riscontro positivo, raggiungendo un ottimo numero di mi piace. E appunto ho supposto che questi video vi siano piaciuti molto. E proprio per questo continuerò in questo modo a fare gli speciali. Volevo parlarvi anche un po' delle serie sul canale. Smeraldo sarà ovviamente la serie fissa, la serie principale su cui si basa per adesso il canale. E ovviamente c'è anche la seconda serie, diciamo, la chiamerei seconda con un po' di malinconia, perché in effetti è un po' più difficile da portare ogni giorno, quindi la chiamo serie secondaria, anche se in realtà doveva essere questa la primaria. La chiamo secondaria perché non riesco a portarla in teoria ogni giorno, come dovrei fare con Smeraldo, ma scusatemi ragazzi, io purtroppo ho anche la scuola da portare avanti, e se non riesco qualche volta a portare un video è sicuramente perché sono impegnato nello studio. Sicuro, non ci sono altri motivi, sì, potrebbero esserci anche altri, ma principalmente perché sono impegnato nello studio. Perché se non ho da studiare, state tranquilli che il tempo per fare per far uscire un video il giorno dopo lo trovo sicuramente. Perché comunque anche tra gli altri impegni si trova comunque un incastro per fare il video, mentre lo studio ti tappa tutti i buchi, non esce più niente, ve lo giuro, è così. Allora, quindi la serie principale sarà Smeraldo e la serie invece secondaria è quella di Diamante e Perla. Cercherò di portarla più spesso, perché l'ultima parte, ad esempio, è uscita ieri, la parte 8, che l'ho editata dopo tantissimo tempo, ma perché già appunto uno sono un po' più difficili da editare, un po' più lungo, più difficile, non tanto perché adesso ho preso già un po' più la mano nell'uso di Camtasia, perché io utilizzo solo Vegas per registrare, magari devo fare anche un video sulle robe che uso per fare i video, e qualcuno me l'aveva anche chiesto se non sbaglio.
E quindi di conseguenza, non sapendo editare con Camtasia, ci metto più tempo a fare i video con Camtasia e preferisco usare Vegas, per cui prima edito una parte del video con Camtasia, poi per mettere tutti gli altri effetti, qualche cosa in più, utilizzo Vegas, e quindi è un casino della madonna. Il prossimo video noi l'avevamo già registrato, quindi penso di editarlo comunque tra una settimanella. Non lo farò mai più uscire dopo un mese e mezzo, troppo lungo, altrimenti stasera non finisce più. E quindi, visto che anche vi è piaciuto Diamante e Perle, che nonostante il tempo passato è rimasto comunque apprezzato, continuerò senz'altro, ma a parte avrei continuato lo stesso, però sono più contento che vi sia piaciuto. L'ultima cosa che volevo dirvi è che ci saranno delle sorprese eccezionali a dicembre. Dicembre sarà il mese in cui il mio canale subirà non una svolta, però semplicemente ci saranno tantissimi video belli, si spera che siano belli, da vedere in compagnia, da vedere, perché comunque non solo ci saranno gli speciali natalizi, potrebbero, attenzione, esserci anche dei giveaway, e non solo questo, ma ci saranno dei gameplay speciali che si sposteranno persino dalla piattaforma che è il Nintendo, quindi i giochi principali Pokémon, a qualcos'altro. Sarà una specie di esperimento per vedere se vi piace di più seguire direttamente i giochi di per sé, oppure se vi piace vedermi anche in altri panni. Sarà un esperimento, vedremo poi come andrà a finire. Sappiate solamente che a dicembre ci saranno nuove sorprese. In più, questo mese, se quelli di Widdle si spicciano, dovrebbe uscire la seconda demo di Pokémon Xenoverse. Quindi, in teoria, se pubblicano la seconda demo, dovrei fare in questo mese, novembre, portare avanti non solo Smeraldo ma anche la seconda demo di Xenoverse. Ora passiamo alla parte finale del video. Spero che stavolta quegli stronzi di YouTube non mi mandino la violazione di copyright. Anche se in realtà non è YouTube, ma la scorsa volta ad esempio era stata la Mediaset, pezza di merda schifosa, perché molti utenti hanno utilizzato quel pezzettino, nessuno ha detto niente, a me invece è arrivato lo strike, nemmeno la segnalazione di contenuti di terze parti, no, è arrivato proprio lo strike, quindi proprio lezzo, unto schifoso, mi ha proprio eliminato il video, schifosi unti, siete proprio dei lezzi. Quindi, allora, volevo farvi vedere, stavolta non sono dei contenuti teoricamente protetti da copyright, lo spero. Sono praticamente i tre video, così come faremo in ogni vlog, che più mi sono piaciuti nel web questo mese. Non sono necessariamente dei video nuovi, anche se principalmente sono nuovi, perché preferisco farvi vedere robe nuove, non robe che non avete già visto. Allora, il primo video è il video di Lucca Comics and Games di Zeb89. Cioè, i video belli io li commento, perché se mi piacciono li commento. Quindi di solito i video che vi farò vedere solo un pezzettino, perché non è che vi faccio vedere tutto. Ci sarà sicuramente sotto a questo video, se cercate su YouTube, uno dei miei commenti, perché in questi giorni sto commentando tantissimo i video degli altri YouTuber, perché giustamente guardo tantissimi video, sono iscritto a molti canali, quindi mi trovate spesso. Detto questo, cosa cazzo stavo dicendo? Il vlog deve uscire corto, sono già quasi 10 minuti, fantastico. Vi faccio vedere i tre video. Allora, non sono in ordine di preferenza, sono semplicemente messi in ordine sparso, poiché non c'è una vera e propria preferenza. Allora, il primo che voglio farvi vedere è quello di Lucca Comics and Games di Zeb89. E la parte che più mi ha fatto ridere è stata proprio questa. No, Lizzo, fanghiglia proprio. Bestia, no! Lizzo! Matto, c'è un fango di occhio. Mentre invece, un altro video che mi ha fatto tantissimo, che mi è piaciuto, è stato il video di FaviJ, ho rotto la tastiera, incazzato nero. È il video in cui praticamente ha giocato un rage game che gli ha fatto arrabbiare. L'ha fatto arrabbiare. E la parte più bella, era stata la parte finale dove ha proprio sbattuto la tastiera così. Comunque ragazzi, io concludo qui l'episodio, spero che il video vi sia piaciuto. Cioè, si è ridotta a uno schifo con la tastiera. E infine, l'ultimo video che mi è piaciuto, e non è recente ma è molto vecchio, e che però sono andato a rivedere in questi giorni perché mi aveva fatto tantissimo ridere nei giorni, tanto tempo fa, e l'ho voluto ripescare dai miei ricordi, dai miei feels, rivedendolo, ed è il vlog a caso di Martina di Sibel Channel, che sarebbe la ragazza di Yotobi. E qui compare anche Yotobi in questa scena molto particolare che tanto tempo fa mi fece morire dal ridere e ancora adesso guardandola mi fa sempre ridere. Eccola a voi. Yeah.
Facebook. È una scena che veramente, ragazzi, è divertentissima. Detto questo, concludo il vlog. Cercherò di fare un po' più tagli perché non è possibile. Io qui leggo già 11 minuti. Doveva essere un vlog corto. Ho messo sennò 3 punti sul foglio. Alla fine divago e parlo, ma perché è bello parlare. Quindi basta. Noi ci rivediamo ad un prossimo vlog. Anzi, in realtà ci dovremmo rivedere ad un prossimo video normale. Ma oggi sono drogato, dico così a caso. Quindi vi ricordo di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, per continuare a seguire tutte queste serie, tutta questa bella roba che ho detto. E quindi noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti. A tutti. Era da tanto che volevo farlo. Mi era un po' passato, ma adesso lo volevo fare di nuovo. Ciao ciao.